Pinto e Remo Rivelli, Recording is on. che parleranno della costruzione di un fondo speciale come quello dedicato all'Agenda 2030, perché abbiamo creduto fin dall'inizio che in fondo la collezione, sia analogica che digitale, in qualche modo rappresenta l'identità di una biblioteca. Quindi costruire una raccolta e costruire un fondo speciale che contiene tutto ciò che può supportare la didattica, la ricerca, l'approfondimento, la divulgazione dei 17 obiettivi, è stato un passo importante e fondamentale. E abbiamo arricchito non solo la parte appunto cartacea, la raccolta cartacea, ma anche la parte digitale e anche ne ha beneficiato anche il digital lending che è fornito, come sapete, attraverso Media Library online. Passo quindi la parola a Dalina Pinto e a Remo Rivelli. Buongiorno, mi sentite? Mi Sì, sentite? sentiamo. Allora, parlare oggi di biblioteche sostenibili significa da una parte riflettere sull'idea della biblioteca come protagonista di una politica sostenibile per la società nella produzione e circolazione della conoscenza e dall'altra quindi individuare gli strumenti necessari. In questo caso parliamo di collezioni analogiche e digitali per rendere questo progetto realizzabile. Nel nostro caso specifico, il lavoro svolto per la costruzione di una raccolta che includesse tematiche diverse, ma legate tra loro da un comune denominatore, parliamo per esempio di cambiamento climatico, ingegneria ambientale, uguaglianza di genere, educazione interculturale, ecosistema, eccetera, ha comportato dapprima una ricerca all'interno del nostro posseduto attraverso il catalogo di volumi e riviste che avessero come soggetto uno di questi temi e spesso è stato necessario prendere il libro in mano per potersi assicurare che fosse realmente attinente ai temi in oggetto della ricerca. Una volta individuati i volumi, è stato creato un file comprensivo di titolo, autore e collocazione che è servito ad estrapolarli per poter iniziare la creazione di una sezione specifica sulla sostenibilità. Si parla di oltre 500 volumi già posseduti dal CBA. Per quanto riguarda le nuove acquisizioni, si è lavorato su due piani. Una ricerca sulle varie librerie online, BS, Libreria Universitaria, Mondadori Store, eccetera, individuando i titoli e leggendo spesso anche l'abstract. E una ricerca sulla banca dati bibliografica della commissionaria, che ci fornisce i volumi sia italiani che stranieri, estrapolando i volumi di nostro interesse. Inoltre, sono state individuate delle collane specifiche sul tema della sostenibilità. E sono stati accesi degli ordini in continuazione. Ad oggi sono stati ordinati oltre 400 volumi per una spesa di circa 11.000 euro. Infine è stato chiesto alla commissionaria di segnalarci eventuali nuove pubblicazioni, pubblicazioni inerenti al tema della sostenibilità. Ovviamente tutte le nuove acquisizioni sono state gestite dal punto di vista contabile come se si trattasse di un progetto con un budget dedicato, anche se le risorse economiche sono state imputate alle varie aree di appartenenza. Questa impostazione ci consente di monitorare costantemente la spesa destinata a questo progetto, a dimostrazione dell'impegno che il CBA ha profuso sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista di impiego di risorse, al fine di poter richiedere un eventuale finanziamento destinato esclusivamente ad incrementare la raccolta destinata alla sostenibilità. L'impegno del CBA non si è limitato solo alle raccolte fisiche. Acquisti mirati sui temi dell'Agenda 2030 sono stati effettuati anche sulla piattaforma di prestito digitale in uso dal centro, MLOL. Grazie alla funzionalità di creazione di liste pubbliche di titoli prevista dal portale MLOL, gli ebook acquistati sono stati raccolti in una lista dal titolo Biblionisa 4 Dev, il che ci ha permesso di creare in questo modo una bibliografia tematica e di sfruttare l'elemento social legato all'esperienza di utilizzo di MLOL, aprendo alla possibilità di condividere
e ricevere consigli di lettura e o ascolto da parte dell'utenza. L'entusiasmo e i risultati raggiunti in così poco tempo, nonostante il lungo periodo di sosta forzata, sono una chiara dimostrazione di quanto tutti noi crediamo in questo progetto. Adesso passo la parola a Remo, che illustrerà la parte di costruzione vera e propria. Sì, ecco, mi sentite? Sì. Allora, la dottoressa Pinto vi ha un po' illustrato la parte di concepimento della raccolta. Io vi illustrerò un poco brevemente come abbiamo pensato di costruire e di allestire materialmente la raccolta. Devo ringraziare comunque questo progetto di creazione della raccolta, è frutto come sempre della sinergia di vari uffici del centro bibliotecario. La dottoressa Pinto adesso ha parlato per quanto riguarda l'ufficio acquisizione, ma grossa parte l'ufficio servizi bibliotecnici ha avuto in questa costruzione della raccolta, si è incaricata della descrizione bibliografica di tutti i volumi che sono stati già acquistati e che continueremo ad acquistare, e ovviamente i colleghi dell'ufficio servizi al pubblico che curano la sistemazione e la fruizione della raccolta. Voglio fare una premessa, ce lo siamo già detti tante volte stamattina, i colleghi che mi seguiranno magari lo diranno anche in maniera più dettagliata: il ruolo delle biblioteche nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile non è solo quello di fornire documentazione, come noi facciamo con la creazione in questo caso della raccolta sostenibilità, ma è anche un ruolo formativo, appunto, ce l'ha detto la direttrice Califano in apertura, anche didattico, se mi passate il termine. Quindi non solo la soddisfazione di un bisogno informativo, ma la creazione stessa del bisogno. Ed è un poco questa la ratio che ci ha guidato nella costruzione della raccolta. Volevamo che l'utente in maniera autonoma, messa di fronte alla raccolta, avesse tutti gli strumenti per comprendere e approfondire i temi legati alla sostenibilità. Se andiamo adesso nel dettaglio, vi illustro un poco come abbiamo costruito il fondo. Abbiamo scelto di utilizzare la classificazione decimale GUI piuttosto che uno schema di collocazione fisso con una segnatura fissa e un progressivo che insomma procede con i numeri, perché questo tipo di schema, questo tipo di sistema avrebbe generato una sequenza in cui i testi della raccolta sui vari argomenti, prima la dottoressa Pinto ci ha detto che abbiamo acquistato testi sulla sostenibilità economica, sociale, culturale, insomma abbiamo sondato tutti i vari campi e abbiamo cercato di soddisfare tutti il reperimento di documentazione per tutti i 17 gol. Vi dicevo, questo schema di collocazione ci avrebbe poi posto un po' i vari volumi uno dietro l'altro, magari senza neanche un apparente ordine logico. Invece, utilizzando la CDD, abbiamo avuto la possibilità di creare sezioni omogenee per argomenti, e capite anche in questo caso, facilitando, come dicevamo prima, la fruizione da parte dell'utente. Voglio mostrarvi un attimo la segnaletica che abbiamo. Allora, un attimo. Ecco qua. Eccoci. Allora. È visibile? Sì, dovreste avere di fronte lo schema delle collocazioni del fondo. Abbiamo conservato il layout grafico che abbiamo già utilizzato per le altre comunicazioni riguardanti la sostenibilità, e
E come vedete, pure in fondo abbiamo fatto comunque largo uso anche del QR code. Lo schema, vedete, abbiamo scelto di dare un'impronta piuttosto divulgativa, come vi dicevo all'inizio, non fredda. Magari un impianto CDD classico avrebbe potuto generare scarsa empatia da parte dell'utente. Invece qui vedete a colpo d'occhio l'utente interessato ad approfondire, per esempio, i temi della sostenibilità nelle scienze o nel linguaggio, sa già che deve, con un colpo d'occhio, sa già che deve vedere, deve scorrere sullo scaffale i volumi con la collocazione da 400 in poi. Come vi dicevo, abbiamo fatto uso del QR code. In questo caso, su questo pannello, il QR code rimanda al catalogo della raccolta, e anche in questo caso quindi accompagna l'utente. L'utente ha di fronte a sé lo scaffale con tutta la raccolta, e nel palmo della mano al catalogo del fondo. Quindi, capite bene, una fruizione a 360 gradi. Voglio mostrarvi l'altro pannello. Ecco qui dovrebbe essere comparso il pannello proprio relativo alla raccolta sostenibilità. Anche in questo caso stesso layout grafico. In questo caso il QR code ci conduce alla sezione del nostro portale dedicata propriamente alla sostenibilità, qualora l'utente volesse diciamo ulteriormente approfondire i principi generali del progetto. Ci sono, vedete, 17 goal evidenziati. Abbiamo fatto un rimando anche ai nostri canali social, quindi con il nostro hashtag dedicato al progetto Biblionisa for Dev. Anche in questo caso, per, come dicevamo prima, per aumentare il coinvolgimento dell'utente e per stimolare, l'abbiamo detto anche la professoressa Leone, ce l'ha detto prima, per stimolare appunto il senso il senso di comunità Unisa. La raccolta è posizionata al terzo piano della biblioteca Caianiello, al piano dell'ingresso, quindi un luogo centrale scelto non a caso, diciamo un fulcro immaginario dell'intera struttura, come ci ha detto pure in chiusura prima la dottoressa Pinto, insomma, testimonianza del forte impegno che il CBA investe su questa tematica. Chiudo con l'augurio che presto appunto i nostri utenti possa avvenire questo incontro dei nostri utenti con questa raccolta che stiamo costruendo con tanto impegno e con tanta tenacia. Vi ringrazio per l'attenzione. Ho finito, interrompo la condivisione e vi saluto. Grazie. Allora, grazie mille.